Volevo ringraziarvi intanto per aver aderito a questa iniziativa. È molto difficile, specialmente in questi momenti di crisi economica, mettere in piedi delle iniziative di carattere, diciamo, sociale, specialmente per gli aiuti ad altri paesi. La nostra associazione, diciamo da poco che ha iniziato a occuparsi anche di cooperazione internazionale, sempre nel nostro ambito, cioè di aiuto a persone con disabilità visiva. È un settore particolarmente nuovo, dove operano solitamente soggetti che si dedicano unicamente a questo, però noi l'abbiamo avviato come iniziativa, soprattutto informandoci su quali sono le necessità più urgenti delle persone disabili della vista nei paesi africani. E abbiamo potuto constatare, sia da una mia sopralluogo della Repubblica Democratica del Congo, ma anche poi adesso con la posta d'Avorio, che ciò che queste persone necessitano è soprattutto degli ausili di base, molto semplici, quindi non tanto cose di alta tecnologia. Tavolette braille, bastoni bianchi, occhiali per filtrare i raggi del sole, e dattilo braille, piccole strutture per studiare la geometria, eccetera. Quindi noi siamo presi un pochino l'incarico di, in questo momento, di aiutare la Costa d'Avorio, perché è un paese che è appena uscito da una guerra civile, quindi particolarmente provato, e abbiamo potuto constatare anche da Jacqueline, che si è recata in Costa d'Avorio a visitare l'Istituto dei Ciechi di Abidjan. Oggi purtroppo non sembra che ci sia un problema al DVD, non possiamo farvi vedere questi filmati, però ne abbiamo caricato uno su YouTube, sulla cucina dell'Istituto dei Ciechi di Abidjan, quindi lo potete vedere anche da casa vostra. È sul computer adesso. Ah, è sul computer. Quindi vorremmo, probabilmente nel periodo tra Natale e l'Epifania, fare una piccola, diciamo, viaggio in Costa d'Avorio per portare un primo carico di aiuti. Ne abbiamo già raccolti in associazione, e anche cercheremo di implementare questo piccolo bagaglio con le vostre offerte di questa sera, e quindi dare delle risposte concrete a problemi piccoli, perché noi non siamo dei grandi soggetti, però dei problemi piccoli a cui cerchiamo di dare delle risposte concrete. Quindi oggi abbiamo Jacqueline, che all'interno della nostra associazione si occupa proprio di promuovere le iniziative per i non vedenti africani. Abbiamo anche Yolanda Bonino, che è una consigliera che si occupa delle pari opportunità all'interno dell'associazione. Niente, volevo lasciare un attimo la parola a Jacqueline, brevemente, se voleva dirci qualcosa, e poi... Ah, va bene, io vorrei ringraziare tutti. È vero che oggi siamo pochi, però non importa. L'importanza è quello che hanno fatto, sono venuti. Per me è quello che importa di più. Sono contenta che ho conosciuto Marco tramite Yolanda Bonino. Prima avevo delle amiche che non vedevano, però non mi sono mai occupata di queste cose. Però oggi ho visto veramente che hanno bisogno di tante cose. E poi io ho immaginato un po' che durante la guerra scappavano tutti. Come faceva a scappare un non vedente? Come faceva a nascondersi un non vedente? E quando ho chiesto, hanno detto che le hanno violentate, le scuole non hanno niente. Io ho visto veramente quello che è successo, fa piangere. C'è qualcuno sul video che purtroppo non ho potuto mettere sopra, però quando si vede fa veramente piangere. E grazie a Marco, che dico veramente grazie, perché lui li chiama, parla un po' con loro, li sta aiutando tanto. E speriamo poter aiutare queste persone veramente. Io ho sempre detto, è vero che l'Europa aiuta,
Però anche noi africani dobbiamo metterci vicino all'Europa per poter aiutare ci stessi. Non è sempre loro che devono andare a fare le cose. Noi facendo queste piccole cose, partecipando e tutto, aiutiamo anche le nostre compaesane. Allora vi dico veramente un grazie e spero che questa sera farò un piccolo ballo e anche le ragazze faranno un piccolo ballo con me e poi mangeremo qualcosa insieme. Grazie mille, anche grazie a queste ragazze che hanno fatto da mangiare anche io. Sempre valido il fatto di portare le abbigliamento a studio. Sì, sì, sì. Se anche avete delle cose che non utilizzate più, purché siano estive, perché là è in Africa, visto che vanno giù, portiamo anche giù quello. Anche occhiali da sole, che magari uno ne ha in casa, non li usa più, insomma. Anche le valigie vuote, perché a casa adesso ho tante robe, però non le valigie per portare. Anche valigie, qualsiasi cosa da portare giù. E anche robe da scrivere per i bambini, le cose che possono